Intanto ringrazio Medicina Democratica per avermi invitato e per avermi dato l'opportunità di intervenire questa sera. Io dal 2008 assisto e rappresento Medicina Democratica nel processo Santa Rita, processo nel quale Medicina Democratica è stata ammessa come parte civile ed è stata riconosciuta come soggetto danneggiato dal reato proprio per l'importanza del ruolo svolto da Medicina Democratica a tutela della salute e anche per l'attività svolta di sensibilizzazione e informazione di temi importanti come quello della salute pubblica e del Servizio Sanitario Nazionale anche attraverso dibattiti e convegni come quello di stasera. Considerato il mio ruolo, credo che di dover fare un breve excursus storico della vicenda processuale per poi soffermarmi insieme all'avvocato Marzari, che ha assistito nei processi numerose persone offese, pazienti del dottor Bergamassone, sugli elementi che sotto profilo giuridico hanno reso la sentenza e la vicenda Santa Rita un caso di eccezione. A parte con le indagini che la Procura di Milano ha svolto nei confronti della clinica, indagini che iniziano nel 2007 a seguito di un esposto anonimo presentato alla Guardia di Finanza che denunciava all'interno della clinica delle condotte finalizzate ad ottenere rimborsi non dovuti per prestazioni effettuate a regime del Servizio Sanitario Nazionale. La Santa Rita era infatti una clinica convenzionata col Servizio Sanitario Nazionale, cioè oltre all'attività privata che svolgeva aveva ottenuto l'autorizzazione ad erogare prestazioni per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale e per tali prestazioni otteneva dei rimborsi dalla Regione tramite il cosiddetto sistema di finanziamento a prestazione o DRG. Solo per chiarezza espositiva, probabilmente per molti di voi sono cose ovvie, ma due parole sul sistema DRG. Il DRG è un sistema di classificazione dei ricoveri, cioè ogni DRG raggruppa delle categorie omogenee di prestazione in base alle risorse utilizzate e su questa base viene previsto un valore predeterminato di rimborso da parte della Regione. Quindi ad ogni ricovero, o meglio ad ogni categoria di ricovero, corrisponde un DRG, ad ogni DRG corrisponde una tariffa. Come viene identificato il DRG? Viene identificato sulla base della SDO, che è la scheda di dimissione ospedaliera che fa parte della cartella clinica, sulla base delle diagnosi principali, degli interventi effettuati al paziente e della durata del ricovero. Quindi, identificato così il sistema, torniamo alle indagini. Siamo nel 2007, la Procura di Milano in quel periodo stava già svolgendo delle indagini sulla sanità lombarda, c'erano stati i primi arresti di vertici di cliniche milanesi, proprio perché era emerso un uso opportunistico del sistema DRG, finalizzato a gonfiare rimborsi da parte della Regione. In che modo venivano falsificate le cartelle cliniche, quindi venivano inseriti dei dati nelle schede di dimissione ospedaliera che portavano a DRG più remunerativi di quelli corretti, quindi al fine di ottenere maggiori rimborsi da parte della Regione rispetto a quelli dovuti. Se questo è un comportamento diffuso, diciamo che in Santa Rita si presenta subito per il carattere di eccezionalità di questa clinica. Il primo campanello d'allarme viene fatto facendo un'analisi statistica delle codifiche, cioè cosa succede? Viene confrontata la clinica Santa Rita con altre strutture simili per dimensioni ed attività e ci si accorge come in Santa Rita ci fosse una sospetta ricorrenza di codifiche che davano luogo a rimborsi particolarmente redditizi. Cioè in Santa Rita venivano trattate solo patologie molto costose, patologie che nelle altre strutture milanesi avevano un'incidenza statistica scarsissima. Da qui un approfondimento delle indagini, vengono disposte le intercettazioni telefoniche nei confronti dei medici della Santa Rita e della direzione sanitaria e le intercettazioni telefoniche consentono di comprendere il funzionamento di quello che poi verrà definito cosiddetto sistema Santa Rita, cioè il modus operandi
che caratterizzava la clinica. E ne emerge un quadro abbastanza allarmante, cioè all'interno della Santa Rita la regola principe era quella della logica del guadagno. C'era un'ossessiva, ostinata ricerca del profitto, e questo mediante un uso opportunistico del sistema DRG. Cioè si veniva in ogni modo a cercare di creare DRG particolarmente remunerativi per ottenere rimborsi non dovuti. Per fare un esempio, per che può rendere l'idea, a casi che in ospedali pubblici venivano trattati a regime ambulatoriale, quindi con un costo per lo Stato di poche centinaia di euro, in Santa Rita venivano trattati tutti con il regime del day hospital, con un costo 10 volte superiore rispetto a quello effettivamente dovuto. Un altro esempio interessante è l'escamotage che avevano trovato i medici, e che era una regola stabilita anche dal notaio Pipitone, dal proprietario della clinica, quello del frazionamento dei ricoveri, per massimizzare sempre le richieste del rimborso allo Stato, che è stata poi una delle contestazioni sollevate dalla procura nel processo. Cioè, cosa scoprono? Scoprono che per uno stesso paziente venivano aperte più cartelle cliniche senza soluzione di continuità. Il paziente veniva ricoverato in acuti, dopo 3 giorni veniva sistematicamente spostato nel reparto di riabilitazione, e quando ad esempio doveva sottoporsi all'intervento veniva spostato sempre solo formalmente nel reparto di acuti con l'apertura di una nuova cartella. E questo perché? Perché dopo il 3° giorno in acuti il rimborso stabilito dalla regione raggiungeva il suo massimo importo, quindi dal 4° giorno in poi l'importo rimaneva invariato, quindi non vi era più convenienza, mentre spostando il paziente solo formalmente nel reparto di riabilitazione la degenza veniva pagata alla giornata, e in questo modo si quintuplicava il rimborso da parte della regione. Durante le indagini le intercettazioni telefoniche però portano anche subito a porre l'attenzione sul reparto di chirurgia toracica gestito dal dottor Vega Massone. Dottor Vega Massone, che veniva citato più volte nelle conversazioni tra i medici, e che i PM non riuscivano a capire quale fosse la particolarità di questo reparto rispetto comunque a tutto il sistema Santa Rita. L'attività però di intercettazione amplia il campo di indagine. Se fino a questo momento le ipotesi di reato su cui stavano lavorando i PM erano solamente relative a reati contro il patrimonio, quindi truffa e danni dello Stato e il falso in atto pubblico, cioè il falso delle cartelle cliniche, con l'ascolto delle intercettazioni si apre un nuovo filone investigativo. Si scopre infatti che all'interno del reparto di chirurgia toracica, oltre a una costante sovraffatturazione, quindi una sovrapproduzione di DRG, c'erano anche delle anomalie proprio sulla correttezza degli interventi chirurgici. La scintilla in realtà scoppia per un'inchiesta parallela fatta dai NOC, dal Nucleo Operativo di Controllo istituito dalla Regione, su alcuni pazienti affetti da tubercolosi che erano stati comunque operati con interventi di resezione polmonare considerati del tutto abusivi e controindicati. Prende così forma l'ipotesi accusatoria, che sarà poi quella del processo, cioè che non solo le codifiche, ma anche l'esecuzione stessa degli interventi chirurgici fosse in realtà ispirata unicamente a finalità di profitto. Vengono a questo punto sequestrate tutte le cartelle cliniche e vengono sottoposte all'esame dei consulenti tecnici della procura. E il quadro che ne esce è tanto inaspettato quanto sconcertante. Cioè, abbiamo casi di donna che era stato asportato un seno con la quadrantectomia in presenza di nodulo benigno che non necessitava alcuna operazione, pazienti anziani giunti in pronto soccorso per traumi toracici con modesti versamenti pleurici che potevano riassorbirsi spontaneamente, che invece venivano sottoposti ad operazioni totalmente abusive. E questo al solo fine di gonfiare i rimborsi, perché ovviamente una resezione polmonare consentiva un rimborso di decine di migliaia di euro rispetto alle poche centinaia di euro che un ago aspirato piuttosto che un esame meno invasivo costava alla regione.
E si arriva così alle contestazioni. Vengono contestati tra i medici, cioè il dottor Bregamassone, primario del reparto di chirurgia toracica, e ai suoi due aiuti Presicci e Pansera, 130 casi di interventi chirurgici in meno di 2 anni di contestazione, 2005-2006, considerati dai consulenti della procura totalmente inutili, abusivi, fatti senza nessun rispetto dei protocolli medici conosciuti e soprattutto, e questo è l'aspetto più drammatico di questo processo, in totale spregio dell'interesse del paziente, delle più basilari regole etiche e di buona pratica medica. Si consideri che si trattava nella gran parte dei casi di soggetti comunque anziani o comunque soggetti deboli che venivano che riponevano tutta la loro fiducia nel dottor Brega e che venivano convinti a sottoporsi ad interventi inutili con un'informazione scorretta e falsificata da parte del medico. Tra le contestazioni ci sono anche 4 casi di omicidio per pazienti che per le condizioni cliniche che avevano non hanno sopportato l'intervento a cui sono stati sottoposti e che sono morti durante o subito dopo l'intervento. Scattano le ordinanze di misura cautelare, il dottor Brega e il dottor Presicci vengono arrestati e si arriva al processo. Vengono rinviati a giudizio i 12 medici della clinica, praticamente i primari di tutti i reparti, il notaio Pippitone, il direttore sanitario per falso e truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale e i 3 medici Brega, Presicci e Pansera, oltre alla truffa al falso per lesioni volontarie con riferimento a 88 casi di interventi chirurgici effettuati tra 2005 e 2006. Per ragioni procedurali sulle quali non mi soffermo, dal procedimento principale vengono separati 4 casi di omicidio e altri 50 casi di lesione che saranno poi oggetto di quello che è stato definito il processo Santa Rita Bis che si è concluso il mese scorso. Nel dicembre del 2008 inizia il processo davanti alla quarta sezione del Tribunale. Vengono ammesse come parte civile le persone offese, la Regione e la ASL per il danno del rimborso non dovuto e per le ragioni che vi ho detto anche Medicina Democratica. Il processo dura 2 anni e il 28 ottobre del 2010 arriva la prima condanna. 15 anni per il dottor Brega, 10 anni per il suo aiuto Presicci e 6 per il dottor Pansera. Condanna poi confermata in appello e in Cassazione, con la quale i giudici accolgono la tesi della procura sulla sussistenza del reato di lesioni volontarie. Ed è questo il primo elemento di eccezionalità di questa sentenza. Cioè per la prima volta le condotte dei 3 imputati, pur consistite in interventi chirurgici medici, non sono però fatte rientrare nei casi classici di responsabilità professionale medico-chirurgica caratterizzati dalla colpa, cioè non viene contestato al medico di aver commesso un errore nella valutazione o nell'esecuzione dell'intervento. Gli viene contestata la volontarietà delle lesioni. E poi penso che su questo punto si soffermerà l'avvocato Marzari. Nel frattempo, nel novembre del 2011, inizia il processo cosiddetto Santa Rita Bis, quello che vede imputati i 3 medici non solo di lesioni per altri 50 casi analoghi a quelli del primo processo, ma per 4 casi di omicidio volontario, cioè 4 casi di pazienti, la maggior parte erano grandi anziani o persone già con gravi patologie in corso, che vengono operati nonostante le condizioni cliniche note a tutti i medici non sconsigliassero in tutti i modi l'intervento e vengono portati lo stesso sottoposti a operazione e muoiono poco dopo. Insieme ai medici vengono rinviati a giudizio anche gli anestesisti che si sono occupati dei 4 casi di omicidio per cooperazione in omicidio colposo.
Il mese scorso, e vado a chiudere l'intervento, si è concluso anche il primo grado di questo secondo processo e la Corte d'Assise ha condannato i tre medici per omicidio volontario con la formula del dolo eventuale e con condanne pesantissime. Bergamassone è stato condannato all'ergastolo, Presiccia a 30 anni di reclusione e 26 per l'aiuto pansera per un solo caso di omicidio. Ovviamente bisognerà attendere le motivazioni della sentenza, ma sicuramente già si comprende il carattere di eccezionalità di questa sentenza, che per la prima volta condanna dei medici per omicidio volontario per condotte realizzate nell'ambito della loro attività medica. Prima di concludere volevo fare una riflessione, perché sicuramente sotto profilo giuridico è una sentenza di carattere eccezionale per la formula e per le pesanti accuse e condanne che sono state inflitte ai medici. Però credo che tutta la vicenda della Santa Rita possa anche far riflettere in termini più generali sul sistema attuale di sanità pubblica e sul sistema di finanziamento e soprattutto sui risvolti che tale sistema ha o rischia di avere sul rapporto medico-paziente e in generale sul ruolo etico e professionale del medico. Perché questa vicenda ha fatto emergere, al di là delle singole responsabilità dei medici, i punti deboli e le criticità insite nel sistema di finanziamento attuale. Debolezze che, a mio avviso, sono ravvisabili da una parte nel fatto che è un sistema che si presta forse più di altri a comportamenti opportunistici, senza arrivare alle conseguenze così più estreme e drammatiche avvenute in Santa Rita. È ovvio che un sistema basato su una valutazione aziendalistica della prestazione incoraggia non solo la sovrapproduzione, ma spinge ad anticipare un vantaggio economico e un guadagno al beneficio della cura del paziente. E questa a maggior ragione quando, come è successo in Santa Rita, il medico è legato nel guadagno, nello stipendio, al fatturato che porta la clinica. Con il rischio concreto ovviamente che tale condotta poi si vada a ripercuotere sul rapporto medico-paziente con tutti i profili etico-professionali che una considerazione del genere comporta. E dall'altra credo che l'altra debolezza che è emersa in questo processo di questo sistema, proprio perché è un sistema tra virgolette a rischio, è l'inefficacia dei controlli previsti dalla Regione e dalla ASL nel controllo delle richieste di rimborso. Controlli che si sono dimostrati del tutto inefficaci, ed è interessante perché anche la sentenza di primo grado ha proprio nella valutazione del danno riconosciuta alla Regione all'ASL, ha ritenuto che il danno non possa ritenersi particolarmente elevato proprio perché se fossero stati posti in essere controlli più incisivi e pregnanti, forse alcuni di questi episodi non si sarebbero verificati. Passo la parola all'avvocato Mazzari sugli aspetti diciamo più giuridici della volontarietà delle lesioni e vi ringrazio dell'attenzione.